Eccoci qua, salve a tutti amici e bentornati sul mio canale, bentornati dal vostro Gigio Juve, secondo video di giornata che va a trattare un evento sportivo molto molto importante. La giornata di ieri si sono conclusi, come sapete, gli europei di calcio, ma noi dobbiamo parlare di un evento che si giocherà tra 2 anni. Parliamo delle Olimpiadi di Milano Cortina, che saranno organizzate in Italia, un grande evento sportivo che verrà organizzato in Italia dopo molti anni. Sembra che l'ultima grande manifestazione, appunto, era stata organizzata a Torino, proprio le Olimpiadi sempre invernali di Torino, però ragazzi, poi appena ci si addentra in tutti quelli che sono questi discorsi, ci si rende conto come mai l'Italia non è ritenuta pronta a livello internazionale e quanta vergogna ci sia in Italia nel mondo della politica, nel mondo dello sport, quando girano dei soldi, ragazzi, arrivano gli sciacalli, arriva la vergogna e arrivano le indagini con le mazzette. Questo è un argomento, ragazzi, che a noi, che parliamo spesso di calcio, dovrebbe interessare poco, però ci sono tre personaggi, ragazzi, tre personaggi che attirano la nostra attenzione. Un giudice, praticamente in realtà un procuratore, che vedremo in altre vesti, molto spesso lo vediamo in vesti molto molto negligenti, adesso lo vediamo in vesti operative, essere addirittura combattivo, e parliamo del procuratore della Repubblica di Milano, Marcello Viola, e poi parliamo di un politico di spicco molto molto importante, che è uno dei principali politici italiani, che col mondo del calcio c'entra e non c'entra, c'entra in realtà, perché lui ha una piccola quota della beneamata dell'internazionale Milano, e parliamo naturalmente di Ignazio La Russa, che c'entra in questo video, e c'entra il presidente del CONI Malagò, che in questo video fa una pessima figura, dimostra quanto faccia schifo la politica del calcio italiano e i vertici politici del calcio italiano e dello sport italiano in generale. Quindi vi facciamo capire bene una fotografia per farvi capire in che mani siamo. Ma partiamo da un fatto. Le Olimpiadi non sono ancora cominciate, c'è stato un comitato olimpico che ha dato i lavori di organizzazione ad una fondazione che in teoria doveva essere privata, ma che in pratica si è dimostrata a servire al pubblico praticamente. E quindi l'amministratore delegato Vincenzo Novari di questa fondazione è finito nei casini per uno strano caso di corruzione. Ecco, si parla proprio di corruzione. Partiamo da questo. Il primo personaggio di cui voglio parlare, naturalmente, è Malagò, perché Malagò fa una pessima figura, raccomanda circa 700 persone a Novari, la nipote del ministro, dell'ex primo ministro premier Draghi e il figlio appunto, La Russa, Lorenzo La Russa. Nel caso specifico della nipote di Draghi, si dice, ragazzi, addirittura che ci sia una intercettazione, dove Novari, appunto, l'amministratore delegato di questa fondazione, parlando con la moglie, dice che gli è stato detto da Malagò di obbedire alla Draghi, una sua sottoposta, quindi. Questo Novari si è trovato nella condizione che per togliersi dagli impicci ha dovuto obbedire alla nipote di Mario Draghi, che praticamente era il suo vero capo, anche se a livello legale era praticamente il contrario. Altro tasto molto molto dolente è quello del figlio del ministro, del carissimo presidente del Senato Ignazio La Russa. Addirittura costui sarebbe stato il padre in persona a premere per l'assunzione del figlio. E in alcune intercettazioni, questo amministratore delegato Novi dice di non sapere a quale mansione, e diciamo, è addetto il figlio di
del ministro La Russa, quindi questo Lorenzo La Russa, e per di più di non averlo quasi mai visto. Quindi questo va poco al lavoro, fa spesso assenteismo e si imbosca tanto, cercando di non far niente e portare a casa lo stipendio. Tant'è vero che durante la sua permanenza in questo luogo di lavoro ha condotto una bella campagna elettorale per le elezioni comunali, per cercare di far carriera politica. Tutto questo mentre veniva pagato. Ultimo, dulcis in fundo, c'è il grande Marcello Viola, che sta battagliando con intercettazioni, che sta cercando di incastrare i vertici della fondazione, che si difendono dicendo: noi non siamo soggetti a determinate cose perché noi siamo un ente privato e non un ente pubblico. E proprio Marcello Viola invece porta a galla delle intercettazioni e contesta col suo pool di inquirenti queste dichiarazioni, perché si evince praticamente dalle intercettazioni, e ci sarebbe addirittura un'intercettazione dove lo stesso Novari dice, non Novari ma un suo immediato sottoposto dice: noi siamo un ente pubblico e quindi non un ente privato. Quindi naturalmente, i giudici inquirenti vorrebbero far valere la legislazione di un ente pubblico, visto e considerato che ne traggono i vantaggi di un ente pubblico e non quella di un ente privato, perché non si comportano come fosse un ente privato. Ma detto questo, ragazzi, vedere Marcello Viola così operativo ti dà il brivido. E in questi casi Marcello Viola è bello sveglio. E ragazzi miei, Marcello Viola va, non è uno che sta lì a sonnecchiare, sta lì 40 giorni per leggere un esposto di 30 pagine, ma sì, dai. Ha interpretato, è scritto in aramaico, ragazzi, quell'esposto della Fondazione Identità Bianconera. Quando si tratta di Inter, Marcello Viola è una tartaruga, ma quando invece non si tratta di Inter, mi era stato detto che costui era un bravo inquirente. Addirittura si era distinto nell'antimafia siciliana. E invece, ragazzi, purtroppo, quando si tratta di Inter, si rammolliscono tutti e lui si scorda di essere una lepre, si scorda di essere un bravo giudice inquirente e antepone il tifoso a quello che è il giudice. Adesso, ragazzi, lasciando stare per un attimo l'Inter, che è una delle grandi vergogne del calcio italiano, la più grande probabilmente di questo periodo, ma è lo sport italiano, ragazzi, che ne esce con le ossa rotte da queste situazioni. È lo sport italiano che ne esce vergognosamente, ma è la stessa politica, è la stessa immagine di La Russa che vuole fare l'interista integerrimo, sopra le leggi, uno che rispetta tutte le leggi. Far assumere il figlio, con un figlio assenteista, un figlio che non si sa che cosa faccia all'interno. Dai, ragazzi, ma anche, ragazzi, il presidente del CONI. Ma quale garanzia può dare la FIGC se è l'organo che deve vigilare, sulla FIGC e il CONI, ed è diretto da questo personaggio? Personaggio già noto alle cronache, ragazzi, perché lui a Sabaudia ha dovuto abbattere un villone abusivo, un'intera ala di questa villa, era con più di 110 metri quadri, completamente abusiva. Questa gente più soldi guadagna, più perde la cognizione della realtà, più non capisce a cosa va incontro. Ragazzi, io vi ringrazio se siete arrivati fino a questo punto del contenuto. Fatemi vedere che l'avete apprezzato con un like, fatelo circolare, condividetelo con tutti coloro che sono interessati a conoscere una verità parallela, perché queste cose vengono raccontate poco, come vedete, viene raccontato poco in televisione. Fatemi sapere naturalmente qual è il vostro pensiero nei commenti. Non posso fare altro che ringraziarvi se siete arrivati fino a questo punto del contenuto e fino alla fine, contro tutto e tutti, sempre e comunque. Forza Juventus!